Amici di Onda Libera, siamo nel laboratorio di biologia marina di Fano e insieme a Marco Affronte. Marco Affronte è un europarlamentare del Movimento 5 Stelle, esperto di problemi dell'Adriatico. L'Adriatico è un mare che ha un sacco di problemi, come abbiamo potuto ascoltare, e in questa occasione però vorremmo chiedergli qualcosa di specifico sulle trivellazioni dell'Adriatico. Beh, molto brevemente, in Adriatico ci sono tantissimi posti già attivi, ma sono posti che estraggono gas metano principalmente. Sappiamo però che la Croazia ha fatto un'asta che si è già chiusa per dare delle concessioni di tipo petrolifero, perché è stato trovato appunto alla fine, a cavallo fra il 2013 e il 2014, che c'è un giacimento di petrolio, un piccolo giacimento di un petrolio di bassa qualità, però si vuole andare a raccogliere anche quello. Quindi la Croazia ha dato queste 10 concessioni, 5 sono a livello di medio adriatico e 5 più verso il sud, e adesso ha aperto le consultazioni, per cui si possono fare osservazioni dicendo insomma sono d'accordo, non sono d'accordo, sono preoccupato eccetera. Io personalmente nel mio sito sto raccogliendo le osservazioni dei cittadini, ma ne farò io di molto approfondite, e lunedì queste osservazioni le spedirò al Ministero dell'Ambiente italiano, che poi le raccoglie, quelle che arrivano un po' da tutto il territorio, e le invierà appunto alla controparte croata. C'è molta preoccupazione perché l'Adriatico è un mare piccolo con poca acqua, quindi pensate se c'è un qualunque tipo di incidente che tipo di conseguenze potrebbe avere. Poi dicevi che l'Italia si sta accodando a questa iniziativa. Sì, l'Italia ha le concessioni in mare già da anni, ma non le ha mai utilizzate, e neanche molto in terra, per esempio in Emilia Romagna e nel Veneto, e adesso col decreto Sblocca Italia ci sono due articoli che proprio aprono dei corridoi per le compagnie petrolifere, quindi ci si sta muovendo in quella direzione, cioè anche da noi, pur avendo riserve di petrolio molto limitate, le compagnie petrolifere fanno a gara per venire a estrarre queste poche risorse, perché comunque hanno un ritorno economico molto importante, e questo va a braccetto col fatto che negli ultimi due anni non sono stati più dati i benefici e gli aiuti alle energie rinnovabili proprio per favorire queste compagnie petrolifere. Per noi è una situazione abbastanza scandalosa. Che conseguenze potrebbe avere l'Adriatico? Beh, l'Adriatico è un mare molto piccolo, c'è poca acqua, quindi l'estrazione in sé, anche se non ci sono incidenti, probabilmente porterà delle conseguenze a livello di inquinamento chimico, sono cose che abbiamo già visto in altre zone, quindi non è che ci inventiamo niente di nuovo. In un mare così piccolo, con così poca acqua, tra l'altro molto ricco di vita, molto ricco di biodiversità, le conseguenze potrebbero essere molto pesanti sia sulla riserva naturale, ambientale, sia sulle economie, tipo per esempio quella della pesca. Grazie mille. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto. Yeah.